Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. E con il tuo Spirito. Carissimi fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i Santi Misteri, riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere, omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli e santi, e voi, fratelli, di pregare per me il Signore nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Amen. Signore pietà. Signore pietà. Cristo pietà. Cristo pietà. Signore pietà. Signore pietà. Gloria a Dio nell'alto dei cieli. E pace nelle uomini in buona volontà. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito, Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. O Padre, che da ogni parte della terra hai riunito i popoli per lodare il tuo nome, concedi che tutti i tuoi figli,
nati a nuova vita nelle acque del battesimo e animati dalla unica fede, esprimono della opera unico l'amore per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che Dio vi regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni, mentre lo storpio guarito tratteneva Pietro e Giovanni, tutto il popolo fuori di sé per lo stupore accorse verso di loro al portico detto di Salomone. Vedendo ciò, Pietro disse al popolo: «Uomini di Israele, perché vi meravigliate di questo e perché continuate a fissarci come se per nostro potere o per la nostra religiosità avessimo fatto camminare quest'uomo? Il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe, il Dio dei nostri padri, ha glorificato il suo servo Gesù, che voi avete consegnato e rinnegato di fronte a Pilato, mentre egli aveva deciso di liberarlo. Voi invece avete rinnegato il Santo e il Giusto e avete chiesto che vi fosse graziato un assassino. Avete ucciso l'autore della vita, ma Dio lo ha risuscitato dai morti. Noi ne siamo testimoni, e per la fede riposta in Lui, il nome di Gesù ha dato vigore a quest'uomo che voi vedete e conoscete. La fede che viene da Lui ha dato a quest'uomo la perfetta guarigione alla presenza di tutti voi. Ora, fratelli, io so che voi avete agito per ignoranza, come pure i vostri capi, ma Dio ha così compiuto ciò che aveva preannunciato per bocca di tutti i profeti, che cioè il suo Cristo doveva soffrire. Convertitevi dunque e cambiate vita, perché siano cancellati i vostri peccati e così possano giungere i tempi della consolazione da parte del Signore, ed egli mandi colui che vi aveva destinato come Cristo, cioè Gesù. Bisogna che il cielo lo accolga fino ai tempi della ricostruzione di tutte le cose, delle quali Dio ha parlato per bocca dei suoi santi profeti fin dall'antichità. Mosè infatti disse: il Signore vostro Dio, voi lo ascolterete in tutto quello che egli vi dirà. E avverrà: chiunque non ascolterà quel profeta sarà estirpato di mezzo al popolo. E tutti i profeti, a cominciare da Samuele e da quanti parlarono in seguito, annunciarono anch'essi questi giorni. Voi siete i figli dei profeti e dell'alleanza che Dio stabilì con i vostri padri quando disse ad Abramo: nella tua discendenza saranno benedette tutte le nazioni della terra. Dio, dopo aver risuscitato il suo servo, l'ha mandato prima di tutto a voi per portarvi la benedizione, perché ciascuno di voi si allontani dalle sue iniquità. Parola di Dio. Prendiamo grazie. Ripetiamo insieme: alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. O Signore nostro Dio, quanto è mirabile il tuo nome su tutta la terra. Che cosa è mai l'uomo perché di lui ti ricordi, il figlio dell'uomo perché te ne curi? Alleluia, 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 alleluia. Davvero l'hai fatto poco meno di un Dio, di gloria e di onore lo hai coronato, gli hai dato potere sulle opere delle tue mani, tutto è posto sotto i suoi piedi. Alleluia, alleluia, alleluia. Tutte le greggi, gli armenti, anche le bestie della campagna, gli uccelli del cielo, i pesci del mare, ogni essere che percorre le vie dei mari. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Signore, rallegriamoci ed esultiamo.
Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, Signore. In quel tempo, i due discepoli che erano ritornati di Emmaus narravano ciò che era accaduto lungo la via e come l'avevano riconosciuto nello spezzare il pane. Mentre essi parlavano di queste cose, Gesù in persona stette in mezzo a loro e disse: pace a voi. Sconvolti e pieni di paura, credevano di vedere un fantasma, ma egli disse loro: perché siete turbati? E perché sorgono dubbi nel vostro cuore? Guardate le mie mani e i miei piedi, sono proprio io. Toccatemi e guardate, un fantasma non ha carne o ossa, come vedete che io ho. Dicendo questo mostro loro le mani e i piedi. Ma poiché per la gioia non credevano ancora ed erano pieni di stupore, disse: avete qui qualcosa da mangiare? Gli offrirono una porzione di pesce arrostito. Egli lo prese e lo mangiò davanti a loro. Poi disse: sono queste le parole che io vi disse quando ero ancora con voi. Bisogna che si compiano tutte le cose scritte su di me nella legge di Mosè, nei profeti e nei salmi. Allora apri loro la mente per comprendere la scrittura e disse loro: così sta scritto. Il Cristo patirà e risorgerà dai morti il terzo giorno e nel suo nome saranno predicati a tutti i popoli la conversione e il perdono dei peccati, cominciando da Gerusalemme. Di questo voi siete testimoni. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Carissimi fratelli e sorelle, siamo nel periodo pasquale. In questa stagione riflettiamo sul Signore e sulla pace, il perdono dei peccati. Risorto del Cristo risorto, abbiamo visto che Gesù è comparso davanti ai discepoli e ha inaugurato loro della pace sia con voi. Questo non è semplicemente un saluto, ha il frutto su che lo dice. Quando Gesù dice che la pace sia con voi, questa è un'offerta di integrità. Non solo l'integrità personale dei discepoli, ma integrità causata dal rapporto restaurato con Dio. Benessere il Signore risorto desidera ed effetto benessere verso i suoi discepoli. Chi erano colpevoli, chi erano infastiditi dalla coscienza, la loro paura sapendo da Gesù, ma Gesù offre a loro la pace. Egli mostra loro il suo corpo risorto, i segni del suo dolore che era solo i segni dell'amore verso di loro. Il suo sacrificio divenne il segno dell'amore, anche se non se lo meritano. Questo è il perdono. Qui Gesù dà loro una promessa di speranza che la vera pace sono morto per voi. Gesù come segno di perdono apre loro le scritture in modo che comprendano meglio il desiderio di Dio come realizzato in Gesù. In altre parole, il parola di Dio, Gesù li guida alla parola di Dio fino a quando non arrivano alla piena realizzazione
di chi è Gesù. Il perdono dà la possibilità di conoscerlo meglio. Se conoscete le scritture, saprete che il Messia soffrirà e morirà per il perdono dei peccati. Ora ne siete testimoni. Avete sperimentato la pace di me. Tu hai sperimentato il perdono da parte di me. Ora, l'atto finale del perdono per voi e ora vi mando ad essere i testimoni. Ora avete sperimentato e sentito come e essere perdonati dal Signore. Gesù ci offre perdono in pace. Ci rende testimoni dell'amore chi perdona. Lo ha fatto ai discepoli, ora lo fa a noi. Confidiamo del dono del perdono e otteniamo la vera pace del Signore. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, della tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra, del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto nei secoli, Signore. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, della tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Benedetto nei secoli, Signore. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio all'onore e gloria del suo nome, per il bene nostro e tutta la sua santa Chiesa. Accogli con benevolenza, Signore, i doni che ti offre la tua Chiesa, riconoscendo per coloro che sono nati a vita nuova e fiduciosa nel tuo perenne aiuto, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza. Proclamare sempre la tua gloria, o Signore. E soprattutto esultarti in questi giorni, nel quale Cristo nostro Pasqua si è immolato. È Lui il vero agnello che ha tolto i peccati del mondo. A Lui che morendo ha distrutto la morte e risorgendo ha ridato a noi la vita. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e con l'assemblea delle angeli e dei santi canta l'inno della tua gloria. Santo, 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 il Signore Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli,
santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore. Egli affrontossi liberamente la sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la morte del Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione del corpo e del sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno glorioso della risurrezione del Cristo Signore nel suo vero corpo. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa e Vescovo Francesco, i vescovi, i suoi collaboratori in Roma e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza, ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, con gli Apostoli, Sant'Antonio di Padova, Sant'Annibale, Maria e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbediente alla parola del Salvatore e formate al suo divino insegnamento, ossiamo dire: Padre nostro che sei in cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi del peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria dei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale l'unica pace secondo la tua volontà. Tutti vi regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua messa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Sia lodato e ringraziato di momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Ecco, per essere testimoni di Gesù dobbiamo avere Gesù in noi, altrimenti non possiamo testimoniare Gesù. Ed ecco la comunione spirituale, Gesù che viene in ciascuno di voi che state a casa, nelle vostre famiglie. E diciamo questa preghiera e sicuramente Gesù verrà nei vostri cuori. Gesù mio, io credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Gesù viene nel cuore di ciascuno di noi, accogliamolo con molta fede. Come già avvenuto, io ti abbraccio e tutto mi unisco a te, non permettere che mi abbia mai a separare da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di Gesù Cristo, in riscontro dei miei peccati, in suffragio delle anime sante del purgatorio e di tanti nostri fratelli che hai chiamato a te da questa vita, in modo particolare quelli colpiti dal coronavirus, e per i bisogni della Santa Chiesa. Amen. Preghiamo. Esaudiscici, Signore, la nostra preghiera, la comunione ai beni della redenzione. Ci dia l'aiuto per la vita presente e ci ottenga la felicità eterna. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedico Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. La messa è finita, andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. L'appuntamento per voi che volete seguire è oggi pomeriggio alle ore 17 per l'ora di spiritualità, che c'è il Santo Rosario e l'adorazione eucaristica per le vocazioni. A tutti buona giornata, buon pranzo, rimaniamo sempre nelle nostre case e rimaniamo anche in comunione tra noi e chiediamo aiuto alla Vergine Maria. Salve o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te
te ricorriamo, esso i figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orso dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi con gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine, o Maria.